Lo sviluppo di filiere agricole innovative ed integrate nel territorio, collegate con le strutture di bioeconomia, si basa su alcuni presupposti fondamentali. Si parte con l'utilizzo di colture convenzionali e non convenzionali, rustiche, cioè adatte all'ambiente in cui devono essere coltivate, questo per minimizzare l'utilizzo degli input chimici, ma anche dell'acqua di irrigazione. Si passa poi all'utilizzo di pratiche agricole sostenibili nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, sia terrestri che acquatici. Fondamentale in questo settore è l'utilizzo del compost, che è un ammendante organico utile per ripristinare la fertilità dei suoli e anche per ridurre il rischio di erosione. È ugualmente importante l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, quali quelli connessi all'agricoltura di precisione, l'uso dei satelliti e quello dei droni, per meglio monitorare i campi, ma anche lo stato di salute delle colture e per razionalizzare l'uso degli input, ad esempio con mappe di prescrizione, che ci mettono nella condizione di trattare solo dove serve e nella dose utile per quella determinata parte del campo. È evidente il risparmio economico, ma anche il beneficio ambientale. Bisogna poi massimizzare l'efficienza d'uso delle risorse in un'ottica circolare, attraverso l'utilizzo a cascata di tutte le componenti delle colture, per la produzione di biochemicals, di mangimi per animali, ma anche per la produzione di energia. Fondamentale ed importante la collaborazione con gli agricoltori, le loro organizzazioni di categoria, fondamentale per la diffusione di una cultura della sostenibilità, anche attraverso la stipula di contratti di filiera per la valorizzazione agroambientale delle colture innovative ed a basso impatto.